È cominciato a Genova l'abbattimento delle case sotto il ponte Morandi, quelle che facevano parte della zona nera, subito abbandonate dopo il crollo di una parte del ponte. Fissata anche la data per gli abbattimenti dei piloni 10 e 11 con gli esplosivi. Quindi siamo a Genova, sono le 4 e mezza del pomeriggio di ieri e sono cominciate le operazioni di abbattimento meccanico del palazzo al numero civico 10, sotto il moncone est del viadotto. Si procede in modo meccanico con delle gru che hanno cominciato a scalfire il palazzo con uso di esplosivi. Si è creata moltissima polvere quando sono caduti i primi pezzi di cemento ed è per questo che il palazzo è stato nebulizzato con acqua e vapore per evitare, cioè per cercare di fare meno polvere possibile. Sono stati tolti anche tutti gli arredi dal palazzo e questo per fare una demolizione più precisa. Quindi già questa mattina, ieri mattina erano partiti i lavori della demolizione con la gru, con l'installazione di barriere protettive e la chiusura di via Falck per agevolare le operazioni. I palazzi su cui verrà effettuata l'operazione di abbattimento sono stati bonificati, come dicevamo, anche dell'amianto e degli arredi. L'intervento di oggi, della demolizione dei pilastri numero 10 e 11, avverrà probabilmente al fine settimana del 24 di giugno, data indicata anche dal sindaco di Genova e dal commissario per la ricostruzione. L'abbattimento verrà fatto tramite degli esplosivi.